Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Terratech Wars. È passato un pochettino di tempo dall'ultimo episodio, penso 2 mesetti ragazzi, estate tremendamente calda, tragica, sono tornato con un po' di fresco. Allora, questo gioco più lo guardo e più ogni volta mi sembra sfocato e questa cosa è veramente incredibile. Un botto di blocchi sono ridiventati viola, non lo so, ma ci va bene ugualmente. E l'ultima volta avevamo appena scoperto dei blocchettini nuovi, ovvero il reattore di fusione e forse anche il nucleo di fusione. Che effettivamente come funzionano ancora non l'ho ben capito. Però hanno aggiornato il gioco. Infatti vi farò vedere quello che brevemente sono riuscito appunto a vedere. Come vedete in questo momento mi trovo nel menu perché hanno aggiunto una specie di tab riguardante un tutorial fatto un pochettino meglio di quello che c'era prima, che andava a spiegare delle dinamiche veramente basilari e anche un po' stupide. Infatti abbiamo questa sezione delle ultime modifiche dove dice che hanno aggiunto un bioma desertico con penso nuove strutture, materiali e forse anche nuovi nemici. Chi lo sa, quindi lo andremo sicuramente a cercare. Non c'è la possibilità di tornare a cose precedenti, quindi questo è l'ultimo aggiornamento, ma quello ancora prima cosa hanno aggiunto non ne ho la minima idea. E appunto, come dicevo prima, qua sotto spiega anche come costruire il tech, la stiva, come funziona, l'espansione, le skin, gli snapshot, i blocchi, il combattimento, la progressione, insomma, tutte cose così, giusto per dire, ve l'ho fatto notare. Io direi di fare un pochettino di missioni, appunto, e poi andiamo subito a cercare il nuovo bioma che spero non sia troppo lontano. La missione qui dice di alimentare il nucleo di fusione. Il nucleo di fusione è questo qui, quindi V, mettiamolo su on, e per alimentarlo ovviamente servirà corrente, che non so se in verità sta già andando. Infatti no, perché probabilmente manca la corrente, quindi generatore a carbone, c'è già tutto dentro. Ah, ma perché è in cortocircuito? E vabbè, l'ho fatto ripartire, andrà ora, no? No, è sempre in cortocircuito. Cosa ha sputato? Cassa. C'è una cabina, perché? Non lo so, ragazzi. Oltretutto, siccome sono entrato in gioco, mi ha detto che c'è una mia cassa sparsa per il mondo e che potevo vederla con M. E effettivamente c'è una cassa, si vede in questa direzione qui, un pochettino rossa, vedete? A nord-ovest, appunto. Dice che sono crepato lì, ma non me lo ricordavo, sinceramente. Soprattutto non mi ricordavo di averci lasciato robe. Continua ad andarmi in cortocircuito tutto quanto, nonostante, guardate, questo è su off. Tutto su off ho messo. Non riesco a capirlo. Tutto completamente spento. Ma cortocircuito. Potrei fare un secondo generatore di corrente e vedere se si risolve la questione con due generatori? Chi lo sa? O forse semplicemente è il nucleo di fusione che manda tutto a quel paese? Eh sì, ragazzi, cavolo! Il generatore da solo distrugge completamente tutto. Infatti, utilizzo di energia 0 su 0 e stoccata 3000 su 3000. Se vado ad attivare questo, va tutto in cortocircuito, utilizzo 110 su 50. Quindi dovrei mettere bene 3 centrali per sostenere tutto questo. Io spero ci sia un modo in futuro per produrre più corrente, però intanto mettiamo 3 centrali. Vuole soltanto 6 di ferro, facciamone 2 al volo. Certo che servirebbe una zona dedicata alla corrente, e perché no? Facciamola, cioè basta ampliare da qualche parte, tanto non ci devo mai andare troppo vicino, le posso attivare da lontano. Eccoli qua, c'ho. Ma raga, ma sono pieno di blocchi proprio io. Metto così un po' a caso. Direi potrebbero anche già bastare 2, non me ne servono chissà quanti. Gli altri li rimetto qua dentro. Una, due. E per ora la terza la lascio lì. Oppure no, potrei metterle dritte di così e c'entrano tutte quante. Vediamo. E per forza, sì, eh. Olè, carbone dentro ognuna. Come vedete, queste qua sono arancioni. Questa qui invece è rimasta viola. Chissà perché. In corrente tutto giusto. Appena attivato, utilizzo l'energia 110 su 110. Quindi riusciamo a produrre. Abbiamo attivato tutto quanto. Dovrei quindi aver fatto la missione. Esatto, non c'è più. Certo che il completamento delle missioni su sto gioco è una cosa terribile, veramente. Prossima missione: lancia risorse raffinate. Precisamente, tra l'altro, lampeggia in un modo un po' anomalo. Rame raffinato 15 e alluminio raffinato 40. Io ho un po' di rame, lo posso anche raffinare, tanto qualcosa dovrei averlo. Poi anche 13 pezzi qua ce li ho. Però ecco, se ne vuoi di più, penso di dover andare a farmarlo perché non ho né uno né l'altro. Il tech, l'ultima volta l'ho lasciato perfetto? Ah, ho dei dubbi, sinceramente. Dei dubbi anche perché, come vedete qui, l'avevo lasciato con 154 di capacità reattore su 125 e la cosa era preoccupante. Ma se noi non ce ne preoccupiamo, in teoria va tutto bene, no? È così che funziona. O forse no.
Nel senso, se magari lascio a casa il reattore di fusione piccolo, non cambia nulla. Ah, perché l'avevo fatto già sballato di mio. Prendiamo ovviamente questo qua, che dovrebbe essere tutto alluminio. E crepate, sei venuto qui a rompere. Ok, c'è un altro? Chi mi ha sparato? Ah, ma è ancora vivo! Ma dai, ma stai scherzando? Ok. Tra l'altro penso si sia rigenerato. Io mi ricordo che qui, ragazzi, avevo praticamente prosciugato tutte le scorte di ogni cosa. Quindi mi fa molto strano che ne siano rimaste così tante. Questo è l'ultimo pezzettino. Quasi quasi andrei a scaricare tutto. No, questo è carbone buono. Tutta la pietra, 500 di pietra, via. L'ho buttato? Dove l'ho buttata? Non la vedo per terra. Vabbè, non importa. Questo invece è ferro, che sarebbe anche buono, ma ora non ci interessa. Giusto per sapere, siccome questa è una missione, sì, di esplorazione, perché dobbiamo andare a trovare appunto il nuovo bioma, però bisogna anche prendere un po' di materiali, quindi rame e no, questo è ferro e alluminio, ecco qua. Quindi facciamo un po' di posto, così almeno mi rendo conto più o meno di quanti materiali sto raccogliendo. Per il nuovo bioma, da che parte devo andare? Quasi quasi tiro dritto. Bene o male, in quella direzione là avevo esplorato, dove c'era poi quel bioma stranissimo, la foresta che praticamente era invivibile, nemici ovunque, i fiori che sparavano, un disastro. Mentre da questa parte penso di non esserci mai stato. Questi cosettini qui li posso anche scansare. Qua c'è il mare, ma lo evitiamo. Oh, c'è una base lì. Tra l'altro, base non ancora presa. Però dai, mi fermo che prendo anche un po' di materiali. Ma sì, dai. Quindi facciamolo fuori. Ok. Posso dire una cosa? Questo qua, in teoria, è un nemico che non c'entra nulla con la base lassù. Che non so nemmeno se è fattibile, perché per come sono messo ora non riesco proprio a vedere. E vabbè, non ci voglio perdere tempo. Devo soltanto stare attento alle piante, se ci sono o no. Ecco, ce n'è una lì. Ce n'è anche una qua a destra. Passiamo proprio in mezzo, perché io qua, ripeto, non so se ci sono nemici potenti oppure no. Nemici sicuramente ci sono. Potenti non lo so. Questo che materiale è? Rame. E mi serve, ce n'è tantissimo, ragazzi. Ottimo. Che poi tra l'altro lo avevo pure dietro casa, ma questi si stanno avvicinando? Decisamente sì, decisamente sì. Quindi mi tocca combattere, ragazzi, mi tocca combattere. Tra l'altro qualcuno ha delle armi veramente potenti qui, e non sono io purtroppo. Le mie sono un po' banalotte, però si sono ribaltati. La vita, la vita, la vita. No, 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 no. E lì c'è anche la pianta che spara. Vabbè, me la dovrei cavare, me la dovrei cavare. Ma quante ce ne sono di piante che sparano? Ragazzi, non mi devo fermare. Se mi fermo ho perso. Sono troppe, sono troppe, sono troppe, ma sono ovunque. Raga, faccio una brutta fine, faccio una brutta fine. Ciao, me ne scappo qua su di nuovo. Ho parato i colpi per bene, eh. Tu vai via, tu vai via, tu vai via. Ci manchi solo te, eh. Ma sono tutti qua, ma sono tutti qua. Tiro dritto. C'era una sfera d'energia che mi è arrivata vicinissimo. Allora, non so come sia possibile, ma la struttura ha retto e mi sto rigenerando. Quindi mi fermo un attimino qui fino a che non vengo colpito. Aspetto un nemico alla volta, sono quattro in tutto. E ce la dovrei fare. Potrei aver perso qualche pezzo del deck, ma mi sembra che non siano pezzi importanti. Forse qualche torretta, robe di questo tipo. Ora mi affaccio qui, facciamo fuori questo. Hanno perso un bel po' di pezzi loro invece, eh. Ok, questo l'ho smontato. Torniamo da lui, torturiamo un altro pochettino questo. E dai, c'ha un'arma e riesce ancora a colpirmi. Ragazzi, questo qua c'ha il torrettone gigante, mi sa. Però c'ha la cabina copertissima. La mia ruota, la mia ruota. Riesco a scappare? Cavolo. Sì, ce la faccio, ce la faccio. Però sono troppo lontano da casa. E qua ce n'è un altro, ma dai. Però mi sono salvato. Ah, ci si riprova, eh. Ora ci si riprova, assolutamente. Munizioni come sto messo? Raga, non le vedo. Ma le ho finite? Non ci credo. Mi sono rimasto tanto raggi così? Ma sparano a caso, guardate. Sono pure posizionati male, mi sa. Cioè, ho buttato via 400 colpi che avevo. Secondo me ce la faccio ugualmente. Come vedete, sono comunque armi abbastanza potenti quelle che io ho a energia. Solo che tendono a sparare un pochettino a caso. Devo stare molto lontano dai nemici. Cioè, da questa distanza, come vedete, lo colpisco. Ma se mi avvicino di più, sparano in alto. Va bene. Da questo ho preso 59 colpi. È già qualcosa. Eccoli qua. Dai, torturiamolo anche lui. Perfetto. Si è già diviso per bene. Devo mirare proprio alla cabina, ma non so minimamente dove sia. Tattica dello sparo a caso? No, questa è la tattica dell'esplodo male. Via, 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 via. Mannaggia a quel mega cannone che ha lui. Mi è rimasto qualcosa davanti? Ok, due sì. Questo che è che sta vicino? No, non sarà lui a farmi fuori. Stanno ancora qui. Ogni volta qualche pezzo in più glielo tolgo, eh. Urca.
vicinissimo. Devo avvicinarmi in modo diverso oppure li spingo su queste piante qui. Da questa distanza li colpisco? Sì, ma anche loro. Anche loro. Ce la faccio a spingerlo lì? No, perché non mi segue, non mi segue. O forse sì? Dai, vieni, vieni verso di me. Vieni verso di me. Avvicinati. Posso fare ogni volta toccata e fuga, tipo. Che mi avvicino un pelino. Si è bloccato. Raga, ottimo, ottimo. Però che armi che hanno. Guardate qua. Quello spara i cosi rossi. Questo li sparava gialli. Anzi, li spara ancora gialli. Ce l'ha ancora. E non ci è passato vicino a quel coso lì. Però, ora sì. Bene, bene. Ragazzi, miro lui perché quell'altro è proprio incastrato, quindi non ha grandi speranze. E diciamo una kill abbastanza sicura, penso. E questi qua, invece, se 1v1 li schivo bene, guardate. Sì, cheat, guardate, li ho presi tutti. Oh, non c'ha vita, ragazzi, non c'ha vita, non c'ha vita. Abbiamo quasi fatto. Dai, che manca... Oh, perfetto, perfetto. E posso anche prendere la sua arma. Arma che, in verità, se non sbaglio, avevo già a casa, che mi mancavano le munizioni. Però, vabbè, è che costa tanto farle. Un giorno, mi sa che... sarò costretto anche ad usarle. Questo qui penso non c'entri nulla con la missione. Infatti dovrebbe essere abbastanza facile. Energia esaurita. Bene. Però come vedete... ah, fatto subito. Scusate, perché sparo solo da sinistra? Ho finito le torrette. Me le hanno distrutte tutte? Eh sì, signori. Eh sì. Però come vedete, vi dicevo, questo qui è incastrato e si fa subito. In teoria è rimasto soltanto un nemico. Si è fatta notte, però... solo un nemico. Ragazzi, missioncini difficili, eh. E potrebbe essere proprio lui. Dai, si sta avvicinando. Lo miro così. Ah, pure la cabina è esposta, mi sembra, eh. Oh, perfetto. Si è pure scontrato con quel coso lì. Si è pure girato. Sì, sì. Raga, ha preso un botto di danno questo, eh. Andiamoci diretti senza perdere tempo. Penso non abbia più... lo sto per dire. Penso non abbia più armi. Mi sta sparando una srafficona addosso. Però ci vado diretto. Ok. Ma è ancora qui. Ma com'è possibile? Oh. Rigeneriamoci. Conta dei danni, conta delle cose trovate. Allora, le cose trovate, siamo praticamente full. C'è qua un bel telaio, una stiva media, può sempre tornare utile. Tanti blocchi, tante ruote. Le ruote, ecco, forse queste le lascio un po' a casa, non saprei. 88 munizioni leggere. Queste qua sono munizioni al plasma, che sono per l'arma al plasma che usavano appunto loro. E 60 munizioni effettivamente l'avevo. E poi basta. Questo è un set scafo medio, cioè un blocco scafo comune che occupa due celle, con 6 punti di gancio. Ah, vabbè, è un blocco per costruire. Mi stavo confondendo tra scafo e stiva, però effettivamente no, lo scafo è semplicemente un pezzo generico. Ragazzi, ho notato ora che qui c'era il nostro amico albero blu col salgemma. Ma magari nello scontro ci sarebbe tornato un pochettino utile e avrebbe giocato dalla nostra, secondo me. Però, qua la base è accessibile e si può fare. Ma tra l'altro, io penso di aver già vista questa base. Se non ricordo male, ragazzi, correggetemi nei commenti se mi sto sbagliando, era quella lì che volevo affrontare tempo fa, ma ho detto no, io qui non ci salgo, è un casino, poi ci sono tutti i cosi che sparano perché lì è il boschettino, quello che stavo dicendo io anche all'inizio episodio, con tutte le piante che sparavano i colpi, ho detto no, io qua non la posso affrontare questa, e invece mi sa che l'ho appena fatto, però le difficoltà non sono finite perché ora devo comunque salire questo pezzo senza cadere, ci riuscirò? Ah, c'è una ruota di fuori, ok, e va fatto esplodere questo, raga, senza munizioni ci mette ho 20 anni. Di laser ne ho soltanto uno ora. Una laserata unica così? Non posso più nemmeno... Ah sì, posso sparare. Beh, wow. Finirò di sprecare così le mie ultime 70 munizioni. Che però, ragazzi, gli hanno diminuito tantissimo la vita. Prima ci voleva molto di più per distruggerlo sto robo, eh. Ora guardate, è quasi facile. E però, vediamo cosa c'è qua dentro. Ehi, ragazzi, conviene tutta la vita fare queste missioni qui per prendere tutto questo rame raffinato. Guardate quanto! 39 pezzi di rame, 23 di silicio raffinato, 25 di carbone raffinato e 44 di ferro raffinato. E questo tanto uno, perché poi c'è quello accanto di silos che, fermi tutti, non so cosa ci sia qua dentro. Allora, cominciamo con la sale, che vabbè ci sta sempre, il booster piccolo, carino... ma non ho spazio, lo troviamo subito perché lascio subito a casa questa roba qua che tanto non ci serve. Telaio in wolframite, che è quello che ho io. La wolframite è un materiale, vero? Cioè, tipo... no, questo comodo. Però questo è in wolframite. Più 5 riparazione nanobot, più un'amplificazione. Non ne ho la minima idea di forma, mi sembra il mio, ma veramente non vi so dire altro. Però mi serve spazio. Allora, qua ho una stiva media, eh. Io potrei anche attaccarla brutalmente a qualche parte. Parte, il problema è che ho già il tech in sovraccarico, quindi forse non mi conviene. Lascio questo, paraurti e prendo questi. Mentre questi qua, ho detto, cosa sono? Carburante per razzi. Attenzione!
Attenzione, i razzi che io avevo già trovato in passato, che non volevo utilizzare perché hanno fatto il carburante, e l'ho trovato, ragazzi. Sono tre stack da 100 che non vanno insieme, sono tutti separati. Non so quanto possono durare, magari poco, magari tanto. Il mio problema è che ho visto che certe volte, soprattutto qua, perché ragazzi, su Terratech normale non era così, ma su Terratech World basta prendere una cosa, non dico leggermente veloce, ma anche piano, e ci fa danni. Il blocco ci esplode, non ha corazza, non ha nulla, veramente un disastro. Sento pioggia, sento temporale, qui tra un po' cadono fulmini e non mi piace questa cosa, anche perché c'è un albero dei fulmini vicino. Comunque no, stavo dicendo, ho paura dei razzi, perché su Terratech normale i razzi li usavo come se nulla fosse, anzi, erano la prassi. Ma qua mi preoccupo un pochettino. Ragazzi, io me ne andrei velocemente a casa, mi riparo il tech velocemente e poi veramente stavolta, tanto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto delle missioni che a mio parere sono molto importanti, abbiamo conquistato una base, abbiamo preso dei materiali utilissimi. Ora questi materiali qui portiamoli a casa perché sono veramente costosi, importanti e rari. Cioè, abbiamo preso tantissimo carbone. Quindi salviamo i progressi e poi facciamo tutta esplorazione. Anche perché senza corazza non duro molto. Ecco qua. Raga, ho appena preso a malapena una roccia, mi è esplosa la ruota. Cioè, fate voi, ed era full vita, eh? Era full vita. Sto andando dalla parte giusta? Questa è casa? A sud? Eh sì, dai, per forza. Ma c'è qualcuno a casa mia? Ma sì, ma perché c'è qualcuno che... Mi sono bloccato. Ma non ora, no, non ora. Non ora, così. Raga, doveva andare così. Doveva andare così, veramente. Le cose semplici no oggi, per niente. Meno male che non mi attaccano la base. Poi, come minimo, l'ho detto, ora la trovo distrutta. Si sono allontanati? Sì. Quindi riesco ad avvicinarmi ora. Eh no, uno sta su ancora. Anzi, forse due. Devo raggiungere il coso lì per ripararmi. Dai, ce la faccio. E riparati. Ma che fa? Non si ripara, ragazzi? Perché? Mannaggia, oh, c'è sempre qualcosa che non va. È incredibile sta cosa. Ok, distrutto. Non è vero, è ancora un pezzo vivo. Forse non mi posso riparare se ci sono nemici vicino. Ok, riparato, riparato, ragazzi. Devo premere tab. Non l'ho fatto prima, non so. Non ci ho nemmeno fatto caso, veramente. Comunque, ora abbiamo una potenza di fuoco non indifferente, anche se purtroppo proiettili sempre a zero. E possiamo sicuramente fare fuori questo qui nel giro di poco. E poi quello sotto, anche soltanto con i laser. Guarda che non mi scappi, eh. Come ho fatto a perdere un'altra ruota lì? I misteri di sto gioco. Penso di essermi incastrato veramente un secondo, ma assurda sta roba. Comunque, ripulito tutto quanto. Ora, mi sono anche riparato. Vado subito a posare quello che posso, robe veramente a caso. Prossimo episodio andremo ovviamente a provare i razzi, perché è una cosa che è assolutamente obbligatoria da fare. E in più lascerei a casa, ma sì, dai, anche qui chi se ne frega, tutti i materiali raffinati che ho trovato, che non sono qui perché sono da quest'altra parte. Sì, esatto. Lascio anche il carburante, che tanto fino a che non monto i razzi non mi serve a molto. Perfetto, posso ripartire. Tech nuovo di zecca, possiamo andare. Riuscirò stavolta ad allontanarmi un po' più di prima o mi fermerò sempre lì? Perché ultimamente tutte le mie esplorazioni si sono fermate circa nello stesso punto, cioè non riesco ad allontanarmi troppo perché che trovo blocchi, che trovo materiali. A una certa mi devo fermare e devo tornare a casa ogni volta. Ma ora ci proviamo sul serio. Prima qua sono andato a sinistra e laggiù c'era appunto la base che ho affrontato. Ora invece provo ad andare leggermente a destra. Tutta zona nuova in teoria. Quindi sì, ci saranno anche le basi dei nemici nuove che non ho ancora affrontato e vorrei, mi piacerebbe affrontare, ma ragazzi, non lo farò. Le terremo per il prossimo episodio o i prossimi episodi. Probabilmente stavo mentendo, perché guardate un pochettino dove sono, proprio dove ho affrontato la base prima. Quindi alla fine siamo tornati di nuovo qua. E sentivo anche un bel fulmine che si stava caricando alle mie spalle. Meno male non è partito. Di quelle ricordo che ne basta uno e fa bei danni. Allora, qua c'è una pianta che se la sta prendendo con loro e a me andava anche bene in verità. Quindi li schiverei proprio tutti quanti e me ne andrei da questa parte. Su un'altra pianta. E se la schivo c'è un'altra pianta. Olè, qua ci sono queste altre. Cos'è quella roba là? Sembra una base, ma arancione. Posso attraversare qui? Allora, probabilmente no, ma lo faccio lo stesso, esatto. Poco a poco, se salto così, ce la dovrei fare. Sì, non è molto geniale come roba, ma almeno funziona. Tech barca ancora non ce l'abbiamo. È un'isoletta. E cos'è? Non è una base. Cioè, sì, c'è un nemico lì, ma non è il nemico classico che si trova nelle basi. Poi è tutta arancione così. Tu non sei amichevole, però. Cioè, ti ho attaccato io. Però non lo eri nemmeno te di base, vero? Sentirei in colpa se no.
fatto una brutta fine. Allora, cos'è sta roba? Silo SL... Ah, non so. Ma cos'è questo? Un bottone? Devo premere? È un silo. Ma che sto combinando? Abbiamo un laser. Buona quest'arma qui. La classica che ho io davanti, quella viola. Molto interessante. 10 di rame raffinato. Sempre buono. Carburante per razzi, ottimo. Ferro raffinato. Oro. Ma noi l'oro... Sì, ce l'abbiamo perché spendeva dal quarzo, è vero. E cloro, che è sempre interessante. Soltanto un aggeggino? Non mi dispiace, eh. È una base, non ho affrontato nessuno. Ci sta che ci sia soltanto un aggeggino. Ma controllare è sempre meglio. Però no, sembrerebbe solo quello. Beh, gratis, è buono. Continuerei costeggiando. Ancora niente in vista. Ehi, laggiù è crollato qualcosa. Comunque devo dire, il mare è un'arma a doppio taglio. Cioè, sì, è vero che da un lato non ho nemici, quindi tecnicamente mi devo preoccupare soltanto della sinistra, dove appunto ci sono i boschettini pieni di nemici. Però c'è anche da dire che non posso scappare a destra, quindi è un po' pericolosa la situazione. Qua non c'è nulla. E lì è neve. Cos'era? Ah, ci sono questi. Hanno spedito via il coso gigante lì. Mi hanno difeso, ottimo. Allora, qui in teoria dovrebbe essere un robo. Esatto, c'è questo cosettino qui, che ci sono materiali dentro abbastanza buoni. Vediamo. E ragazzi, cannone coassiale T12. Mi devo sicuramente informare su questo perché non l'ho mai visto. 4 taniche di carburante, che io vi giuro non ho mai trovato fino ad oggi. Quindi oggi ho trovate tutte, secondo me le hanno aggiunte di recente, che si possono trovare, magari esistevano anche prima ma andavano craftate. Oro raffinato, fosforo, ottimo. Carbone, carbone, piglio anche il carbone, ragazzi, non mi faccio sfuggire assolutamente nulla. Ora, giusto per concludere in bellezza, già che si è capito che non troverò nessun bioma nuovo e ci citeremo per il prossimo episodio, cos'è quest'arma? E soprattutto, che colpi spara? Spara munizioni pesanti. Questa è la fregatura, perché io fino ad ora ho prodotto queste qua, che sono le munizioni leggere. Ragazzi, le altre munizioni non sono impossibili da craftare, e che a me rompe, perché io arrivo da un Teratech e quelle munizioni erano infinite, cioè non esistevano. Tu avevi l'arma e sparava, appunto. Che sì, magari era un po' irreale, però era tanto bello e divertente. Come anche con i razzi. Cadenza di tiro più lenta dei modelli precedenti, ma compensa con 2 proiettili. Beh, è vero, ne ha ben 2. Forse però occupa anche più spazio. Eh sì, ragazzi, grandicello questo, eh. Però, ad esempio, se mi levo la mia mitragliatrice, vedo che di danni c'ha un pippolino minuscolo, frequenza di fuoco ce l'ha alta. Questa danni ha il doppio, sembrerebbe il doppio, però con una frequenza di fuoco molto più bassa. L'ho rimessa del nera. Ne varrà la pena oppure sarà una cagata colossale? Non lo so, ditemelo voi, perché effettivamente come arma non l'ho mai provata, ma sicuramente l'andrò a mettere perché almeno una. E che mi scoccia usare poi 30 munizioni differenti, cioè vorrei uniformare tutte le mie armi con un solo tipo di munizioni, così non devo craftarne di 50 varietà differenti, ecco. Detto questo, ragazzi, spero che questo video lezzissimo vi sia piaciuto, spero di non metterci troppo per il prossimo, ma noi appunto ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!